vertigo final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Festivalito de Tango, un impegno molto grande per portare ancora tanto tango a Reggio Calabria. Sì, sì, un impegno organizzativo non indifferente, principalmente per il fatto che abbiamo cercato di raccogliere gli stili diversi di ballare il tango, quello milonghero, quello coreografico e quello saloon, che sono proprio giusto per dare a Reggio la possibilità di averne per tutti i gusti, di conoscere tutti i tipi di tango. La cosa più interessante oltre alla milonga è le lezioni che i maestri danno sia al foyer del comunale e sia all'hotel dove risiedono, dove dormono tutti i nostri cari amici che abbiamo invitato e che potete inquadrare. Un bellissimo evento riuscito, anche musica dal vivo, tanto contenta. Grazie, sì, molto contenta, veramente, sono felice. Soddisfatta. Sì, dai, soddisfatta. Ecco, devo dire sinceramente che se non lo sforzo più importante l'ha fatto lei. Un bellissimo evento di tango, giovanissimi, amanti di tango, io vi ho conosciuto durante i campionati, vi ritrovo qui a Reggio a esportare un po' di tango, tanta emozione vedo. Sì, sì, molta l'emozione, questo è il primo dei festival che si sta svolgendo a Reggio Calabria, il Festivalito de Tango, e l'emozione è tanta, qui la gente fortunatamente ha partecipato, quindi sono... Visto il successo è il primo di una lunga serie. Speriamo di sì, e Pietro e Pina sono molto soddisfatti, Tango Malia, per questo festivalito e noi per aver contribuito a dargli una mano per lo svolgimento del festival. Cristina, appassionata di tango, ora sei in veste anche di organizzatrice, ti piace di più ballarlo? Allora, sicuramente ballare, però siccome i maestri ci hanno cresciuto e ci hanno avvicinato al mondo del tango con tanta passione, tanto amore, noi cerchiamo di restituirgli qualcosa. E poi comunque anche questo mondo è bello, quello dell'organizzazione. Conosci i meccanismi, vai più a fondo. Anche conoscere maestri di alto livello è sempre una crescita personale, quindi... Più che altro riuscire a dare sempre più tango sul territorio per la gente che ama questa bellissima, ha questa passione, è fondamentale, quindi più si ama ad organizzare meglio è. Sono d'accordo, bravissimi ragazzi. Grazie. Buona serata.